L'interazione fra la domanda degli investitori e gli incentivi dei fornitori ha plasmato il mercato facendolo evolvere con i fondi passivi negoziati in borsa, i nostri amati ETF. Mentre i primi ETF nati hanno avuto come strategia di investimento quella di avere un ampio spettro di interesse, come ad esempio gli indici, e per cui una diversificazione offerta a basso costo, i prodotti nati in seguito hanno cominciato a seguire portafogli di nicchia a costi di gestione, i cosiddetti TER, molto più elevati. Sorprendentemente, nei primi 5 anni gli ETF specializzati perdono circa il 30% in termini di rischio rettificato. Questa sottoperformance non può essere spiegata con un livello elevato di commissioni o una domanda di copertura. Piuttosto è guidato dalla sopravvalutazione del sottostante al momento del lancio. Per realizzare questo video mi sono avvalso di diversi studi che tra l'altro vi lascio qui sotto in descrizione, vi lascio i link nel caso voleste andare ad approfondirli. Ma ve ne parlo subito dopo la sigla. Ciao a tutti, bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario AIEF ed autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi, libro del quale trovi qui sotto il link in descrizione nel caso lo volessi acquistare. Oggi ritorniamo a parlare di investimenti, in particolare degli ETF tematici, quelli settoriali. Sono veramente un affare o sono una fuffa, un pessimo investimento? Secondo i dati che andrò a menzionare, sono da evitare come la lebbra. Ma perché? Il mercato degli ETF è cresciuto notevolmente dall'introduzione del primo ETF nei primi anni 90. Solo negli Stati Uniti d'America sono stati oltre 3.400 i fondi negoziati in borsa, di questi più di 1.000 investono in azioni statunitensi. Gli ETF azionari differiscono nell'ampiezza delle loro partecipazioni, che vanno da pochi titoli ad oltre 3.000 titoli per ogni ETF, e differiscono anche nelle commissioni addebitate, che possono variare notevolmente da pochi punti percentuali ad anche superare l'1 o l'1,5% di TER. Secondo alcuni studi, che ripeto vi lascio qui sotto in descrizione, mentre non c'è dubbio sul valore creato dagli ETF ad ampia base in termini di mercato agevolato, accesso e diversificazione a basso costo, le ragioni per la creazione di valore da parte di ETF tematici o ETF specializzati sono meno chiare. Date le preferenze rilevate dagli investitori di includere ETF tematici nei loro portafogli, nonostante i loro TER più elevati, sono due le ipotesi che si paventano nella mente dell'investitore. La prima è la possibilità che gli ETF specializzati o tematici offrano prestazioni superiori. Secondo questa congettura, la logica per investire in ETF ad alta commissione è semplicemente quella di ottenere dei rendimenti corretti per l'alfa. Gli ETF tematici quindi fornirebbero uno strumento a basso costo per accedere a queste idee di investimento. La seconda possibilità è che gli ETF specializzati creino valore fornendo uno strumento di copertura contro alcuni rischi che interessano in particolare quel tipo di investitore. In altre parole, questi prodotti potrebbero funzionare come delle specie di polizze assicurative. Pertanto, i loro rendimenti, aggiustati per il rischio, non devono essere necessariamente positivi a patto che siano una vera e propria copertura contro uno o più rischi che interessano a quel particolare investitore. Ma nel reale, somma degli studi, niente di questo sembra essere vero. Dati alla mano, gli studi proposti suggeriscono che gli ETF tematici generano un effetto economico e alfa negativo, statisticamente significativo nell'ordine di grandezza del meno 6% all'anno nei primi 5 anni della loro esistenza. In quanto tali non creano valore per i loro investitori andando a sottoperformare le classiche strategie di investimento ad ampio spettro. Di conseguenza, la combinazione di sottoperformance, commissioni elevate e la mancanza di diversificazione non ne fanno sicuramente un cavallo di battaglia della prima ipotesi, cioè quello di generare alfa, se non perlomeno a livello psicologico dell'investitore che li va a scegliere. La psicologia poi rientra anche a determinare le sottoperformance. Infatti, gli investitori sono molto entusiasti degli ETF tematici al loro lancio, ma il loro entusiasmo va poi a svanire col tempo. Basti pensare agli ETF di ARK, cosa che fortunatamente non ho mai guardato neanche a distanza. Per illustrare, subito dopo il lancio, l'84% degli ETF ad ampio spettro ha flussi positivi, mentre la cifra corrispondente è del 92% per gli ETF specializzati o tematici, per cui sembrerebbe che tutto vada bene. Però con il passare del tempo i flussi rispondono alle prestazioni, così nel tempo la frazione di ETF tematici che riceve flussi positivi scende sempre di più, come se svanisse con un incantesimo.
Più l'età dell'ETF è avanzata, cioè l'ETF è vecchio nel senso che la data dal suo lancio, dalla sua creazione è ampia, meno flussi di denaro vi entreranno. Quello che si evidenzia, ed è questo che menzionavo di ARK, è che molti provider di ETF, i cosiddetti fornitori o creatori dei prodotti tematici, lanciano nuovi prodotti nei segmenti del mercato azionario in cui gli investitori detengono mentalmente convinzioni ottimistiche. Questi titoli probabilmente registrano una maggiore domanda degli investitori, quindi un aumento di attrattiva per i nuovi prodotti. Il quadro che emerge dai risultati di questi studi è che gli ETF specializzati soddisfano le aspettative degli investitori formate estrapolando le performance passate positive in temi di investimento popolare per il futuro. Questi portafogli includono titoli che attirano l'attenzione, che sono sopravvalutati al momento del loro lancio. Negli anni successivi al lancio, però, il valore degli asset sottostanti diminuisce insieme al valore degli ETF tematici che li detengono. La cosiddetta democratizzazione degli investimenti che gli ETF può dare forniscono dei risultati misti. Da un lato, gli investitori possono ora accedere ai mercati finanziari a basso costo, e che può migliorare anche il benessere perché consente una più ampia condivisione del rischio. Dall'altra, però, le strategie di marketing degli ETF tematici facilitano la speculazione su titoli sopravvalutati che di conseguenza andranno poi a sottoperformare. È possibile che in assenza di ETF tematici gli investitori continuerebbero comunque ad investire in modo inefficiente, per cui non sto dando o non stanno dando questi studi la colpa agli ETF tematici. Tuttavia, questi ETF specializzati probabilmente incoraggiano a una maggiore partecipazione degli investitori grazie anche ai loro sforzi di marketing degli emittenti e alle loro strategie competitive, ma senza però dare e far ricavare agli investitori dei reali vantaggi. Il comportamento dei prezzi di mercato e dei volumi di scambio delle attività durante episodi storici di bolle di mercato può essere assolutamente assimilato al discorso degli ETF tematici perché ne condividono le stesse dinamiche psicologiche. Si pensa che ci sarà un boom di un settore o di una serie di aziende, ci si investe e ci si ritrova nei 5 anni successivi con un pugno di mosche in mano, con un'enorme volatilità legata e con delle perdite non proprio interessanti. Credenze eterogenee derivano dalla presenza di investitori troppo sicuri di se stesse. Le persone tendono a sovrapprezzare nelle loro stime alcuni settori o alcune aziende e sono disposti a pagare dei prezzi premium molto cari per entrarvi, perché tanto è il settore del futuro e può solo salire nel tempo. Si può tranquillamente parlare di bolle settoriali e per cui bolle dei singoli ETF tematici. Ovviamente non si parla di settori classici come l'healthcare o il consumer staple o il consumer durable, ma di ETF che vanno a focalizzarsi in settori molto ma molto specifici, come possono essere la cannabis, la bioetica, l'esplorazione spaziale, la robotica. Queste sono volte legati, questi ETF e questi indici, a un pugno di aziende in un settore molto volatile e scarsamente conosciuto dall'investitore medio che vuole entrarci. Bisogna sempre studiare per bene e non investire mai in quello che non si capisce, per cui un ETF non è un modo per andare sul sicuro, ma è anche un modo per poter perdere soldi. Fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di queste mie considerazioni e questi studi che ho citato ed estrapolato. Se questo video poi è stato di tuo gradimento, ti chiedo di supportarmi veramente con poco, lasciando con un bel pollice in su, per farmi crescere sulla piattaforma. A te costa un attimo, ma per me significa il mondo. Se poi sei nuovo sul canale, ti chiedo sempre per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun video successivo e per cui al prossimo passaggio, alla prossima pubblicazione, ti sarà notificato qualcosa. Se poi vuoi organizzare una call di educazione finanziaria, puoi trovare il link qui sotto. Bene, anche per oggi è tutto e non mi resta solo che salutarti e arrivederci a un nuovo video. Ciao, a presto!